amiche, in questo video vi volevo presentare le due paste che io utilizzo. Siccome mi avete fatto molte domande relative alle paste di zucchero da me utilizzate, vi ho fatto questo video. Allora, la prima, quella da copertura, è la pasta Damatop. È una pasta fantastica in quanto molto elastica e serve per coprire le torte, non crepa e non trasuda. Invece la pasta che utilizzo per il modeling, quindi per i soggetti 3D, è la Princess Pasta, sempre dell'IRCA. È fantastica in quanto anche questa non trasuda, una volta modellato il vostro soggetto rimarrà in 3D, quindi non tenderà ad appiattirsi e si colora molto facilmente. Adesso analizziamo nello specifico le due paste. Per prima cosa iniziamo dalla pasta Damatop da copertura. Allora, per farvi vedere la consistenza, io ho già colorato un pezzettino. Questa è la pasta Damatop da copertura. Come vi ho detto, è molto elastica e si presta benissimo appunto per la copertura delle torte. Vedete com'è elastica. Come potete vedere, è molto setosa in quanto non appiccica. Per andarla a stendere vi basterà spolverare il vostro piano da lavoro con dell'amido di mais e con un mattarello in silicone potrete stenderla con facilità. Fra tutte le paste che io ho usato, questa è davvero fantastica. Adesso invece vediamo nello specifico la Princess Past. Come potete vedere, questa è la pasta da modellaggio, la Princess Past dell'IRCA. Ha una consistenza leggermente più dura rispetto a quella da copertura, in quanto deve mantenere la forma dei soggetti tridimensionali. Anche questa è una pasta fantastica in quanto si colora facilmente e si modella altrettanto facilmente. Allora, queste sono le paste che io utilizzo. Se volete scoprire invece come colorarle, ci sarà un altro video nel mio canale. Vi ringrazio per la visualizzazione e ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacione da Clara.